Cari lettori, per cominciare il nuovo anno abbiamo chiesto a Bruno Barbieri di darci alcune ricette che gentilmente ci ha concesso e che possiamo ripetere a casa. Si tratta di grandi classici come i tortellini in brodo di cappone, la crema fusa con cicoria, la faraona con battuto di foglie verdi e formaggio, l'insalata di mare o il certosino. E poi cominciamo il nuovo anno con un gioco. Il gioco è quello che abbiamo fatto riproponendo le ricette degli anni 80 e 90 che andavano tanto di moda. Carmen Autori ha ripercorso il cocktail di gamberi, l'aspic di pollo con verdure, le pennette alla vodka, il filetto al pepe verde, la bresaola, le crepes susette. Poi pensiamo, dopo la grande abbuffata delle feste, che sia bene un poco di depurazione, e quindi Da Paradiso ci guida insieme a Patrizia Villani alla scelta delle tisane perfette. Presentiamo le più famose pizzaiole d'Italia e poi entriamo nel mondo latte parlando della mozzarella DOP di Gioia del Colle, con una ricetta dello stellato Vitantonio Lombardi, dei formaggi del Parco Nazionale del Cilento, il famoso caciocavallo silano della Calabria. Via poi con le rubriche, appuntamenti e curiosità di Maria Pia Mercurio, il vino con due vini del sud, il Taurasi e il Gaglioppo Rosato, la birra di Alfonso Del Forno, l'olio, il cocktail al balcone, bimbi golosi, letti e visti del professore Sarno, e insomma ce n'è per tutti i gusti, quindi correte in edicola oppure scaricate il numero dalla app Cucina Sud, magari comprando anche gli arretrati. Buon anno a tutti!